Tonina, Sì, buongiorno. grazie, Tonina, siamo. buongiorno. L'applauso è poco. L'applauso è poco. Il grazie infinito. Tonina, voglio sentire lei, voglio sentire lei. Le faccio solo questa domanda. E adesso? Adesso il mio avvocato valuterà tutti i faldoni, poi decideremo cosa fare. Senta Tonina, ma come mamma, lei ci ha regalato una testimonianza bellissima della quale le sarò eternamente grata. Come mamma, lei che cosa ci dice oggi? Cosa ci dico? Io sono ancora più arrabbiata, anche se io sapevo come era andato a finire, perché Marco purtroppo l'ha sempre detto che delle scommesse che l'avevano fregato. E ieri, sentendo quella registrazione, sono rimasta così, senza parole. Io Tonina, spero sì. Tonina, che giustizia sia fatta. intanto Sì. abbiamo restituito la credibilità e quello che volevate voi a questo Certo. splendido ragazzo. Io so anche, intanto è nata un'associazione 2 anni fa per rimettere in discussione anche la morte di Marco. Io so che voi vi state battendo, avete raccolto già 15.000 firme, perché tutto sommato non credete neanche Alla all'ipotesi del morte. suicidio. Assolutamente. Eh? Ecco, a riguardo Tonina, che cosa ci può dire? Io aspetto che il giudice valuti, siamo stati ascoltati e aspettiamo la sua decisione. Però io sono convinta che le cose siano andate così. Marco è stato ucciso. Tonina, solo Tonina, grazie di Tonina, essere. Ah, le chiedo una cosa, solo una Tonina, lo dico cosa io. Ugo Russo raccoglie pezzi del cuore dei grandi che ha avuto la fortuna e l'onore di conoscere. Aspetta la bandana di Marco. Le ho detto tutto, va bene? Glielo chiedo io. grazie. Tonina, solo una cosa L'abbraccio. per chiudere con l'ultima immagine con lei di Marco. Lui quando sentiva di stare bene, sentiva di voler attaccare in salita, toglieva la bandana, toglieva L'orecchino. l'orecchino che aveva qui al naso e scattava e faceva il vuoto. Questo era Marco Pantani. Grazie, grazie a tutti quanti. Grazie, Grazie. grazie.